dire questa proprietà, questo presidente. Come è successo? Quello che è successo? Il ricorso adesso ci è arrivato. Credo che abbia preso una baglia, perché il ragazzo c'è stato, sono state delle parole dette adesso da quello che ho potuto capire, però il ragazzo a me perlomeno, l'ho detto anche a Roma, non è stato lui, cioè non ha sentito. Sono state delle parole dure, questo sì, ma non venivano dagli altri. Ovviamente non mi hanno creduto. Adesso il ragazzo sta arrivando, quindi si deve sentire anche un po' la sua versione. Però è andato anche lui su a Roma perché voleva cercare di convincere, ha trovato che non venivano da lui quelle espressioni che poi ha sentito da dietro, mi sembra sotto il tunnel. Resta un fatto, Andrea, che quella partita è una partita delicatissima, c'è stato un arbitraggio dire sbagliato è poco, cioè quanto senso ancora oggi davanti a una partita che ti ha condizionato la stagione questo fair play, questo atteggiamento di grande disponibilità, o quanto non sia venuto il momento anche di dire che ci sono degli appuntamenti ai quali quando si sbaglia in questo modo qui è legittimo protestare. Protestare in modo civile è una cosa che certo che è legittimo farlo. È un errore, non parlo dell'atteggiamento della partita, no. Questo non sta a me. Questi più tecnici li valutate in un altro anche occhio. C'è stato un errore di una valutazione, di un fallo di mano, braccio o quello che sia. La differenza lì ti leva la corsa alla Champions, quindi praticamente quando è in gioco 30 milioni di differenza a società come le nostre, a tutte, quella è certo un'enorme differenza, questo è un errore che per quello che dal mio punto di vista, anche se la matematica non ci condanna, ma ci allontana in un modo molto, molto distante. Quindi è anche un danno. Posso solo pensare, venuto da un errore, perché quello però che è un danno. Attorno sono. Anche gli altri sono degli esseri umani, no? Quindi non è che si può. Io vedo soltanto l'errore in questo caso. Non voglio pensare, non c'è nient'altro, vedete? Non sarei nel calcio, no? Se pensassi in un modo diverso. Quindi, tornare indietro adesso che cosa serve? Io devo sempre vedere avanti, devo vedere domani sera. La domanda è se non convenga ogni tanto alzare la voce. Questa è la domanda, c'è. Magari stare a avvicinarsi. Cioè la Fiorentina non alza mai la voce, l'allenatore non alza mai la voce. Ma se i scudetti non si vendono nei corridoi, come alcuni pensano, nei corridoi dei palazzi, quelle sono leggende del passato, adesso sono diverse le impostazioni. Alzare la voce, stai tranquillo che io nelle sedi opportune l'ho sempre fatto con rispetto di tutti, noi siamo del fair play, non è che siamo stupidi, questo se non l'avete capito ancora, se pensate che noi siamo dei, non mi far dire delle parole un po' più pesanti, ma non lo so, nessuno lo pensa, ti posso garantire anche a. Sono persone che si fanno rispettare, le persone che hanno dei valori, le persone che cercano anche di lanciare dei messaggi al calcio con il fair play, con tante cose, il terzo tempo, ma non mi devo pentire che queste situazioni qui poi che qualcuno pensi anche in città e mi dispiace se lo pensate anche voi, che poi sono cose che invece fanno passare un po' da così da lì. E nessuno deve in questa società, se ancora non l'avete capito, quello dell'altra sera è stato un errore, sicuramente è una situazione. L'ho anche detto in televisione, la freddezza di quel momento, magari sicuramente rivedendosi anche in televisione l'avrà pensato anche l'altro, non è. L'avrà anche pensato, ha fatto prendere due giornate agli AIC, forse non ha visto bene però. Questo è diverso, infatti mi aspettavo, però ripeto, il ragazzo ci ha giurato che non è stato lui, ma soprattutto non è venuta da lui, c'erano 30-20 persone dietro, quindi. Queste sono cose che dobbiamo valutare. È andato apposta a Roma anche per cercare di spiegarlo. No? Presidente, resta il fatto però che quest'estate c'è stato un movimento un po' particolare sul mercato da parte della Juventus nei confronti della Fiorentina.